Idea già l'anno scorso. Abbiamo piantato a febbraio i primi mille alberi e adesso ripetiamo questa manifestazione. Eh, oltre a noi c'è anche l'istituto agrario. Eh, voglio ribadirlo, ma c'è questa meravigliosa comunità di ragazzi che si, si sono adoperati moltissimo per, per questo evento. Anche ragazzi che hanno bisogno di un inserimento nella società. Eh, questi ragazzi hanno bisogno di eh, conoscere nuove possibilità. Di fare, di fare del bene, la famiglia, l'amore per lo studio, l'amore per la vita. I ragazzi proprio dell'area penale che hanno quindi delle storie difficili alle spalle possono contribuire quindi in un'ottica di coprogrammazione, di responsabilità quindi della collettività ad un bene comune che è appunto questa riserva naturalistica del bosco di Alca. A riottenere un, un risultato direi meraviglioso per la storia della nostra montagna, perché la nostra montagna ha subito ultimamente degli attacchi incresciosi da parte dei criminali. Una montagna è sempre a rischio incendio. Non possiamo e non dobbiamo lasciare in mano ai criminali la, la montagna. La montagna è degli alcamesi e per tale deve rimanere. Le amministrazioni, gli enti pubblici ma soprattutto la politica deve capire che bisogna eh, riprendere il territorio nella sua naturalezza, nella sua bellezza. Eh, oggi in effetti è una bellissima giornata per una bellissima iniziativa, una delle Tante che la TV Bosco promossa da Orsa, è, è... Realizza nella riserva naturale Bosco d'Alcamo. Il progetto mira alla valorizzazione e fruizione di questa riserva naturale per molti anni abbandonata. Gli eventi dello scorso anno, in particolare l'incendio, hanno mobilitato le sensibilità degli alcamesi e messo in atto una serie di iniziative che oggi vede questo momento importante di piantuazione di mille alberi, ma che costituisce una, una tappa in un percorso un po' più ampio che contiamo di realizzare e che consente agli alcamesi ma non solo a tutti i cittadini siciliani di fruire in un'area naturale protetta di servizi quali un'area attrezzata, un parco avventura, un centro di educazione ambientale che si è dotato di metodologie e di impostazioni diciamo mirate alla salvaguardia e valorizzazione del nostro pianeta in un contesto molto particolare e degno di essere visitato e goduto. Un Ognuno secondo me nel piccolo se fa la sua parte. Ognuno facendo la sua parte anche se è piccolo, messo tutto assieme magari si può fare una grande cosa. È giusto salvaguardarla e prevenire i rischi che potrebbero arrivare oggi domani. Secondo me uno per fare il cambiamento non bisogna che magari fa una cosa una volta e poi finisce lì, bisogna essere una cosa che continua e perdure, una cosa che persista nel tempo.